Lunedì 22 giugno, buonasera, bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Apriamo subito con una ultima ora di cronaca che ci porta in provincia di Mantova. Un grave infortunio sul lavoro questa mattina nel piazzale di una falegnameria imballaggi nella zona di Dosolo, provincia di Mantova. Un uomo residente nella provincia di Pavia, stando alle prime informazioni nella zona di Robbio, era arrivato da poco per caricare la merce, un camionista. Secondo una prima ricostruzione, era in piedi sul cassone del tir e stava riavvolgendo il telo del camion quando improvvisamente è scivolato oppure ha avuto un capogiro ed è caduto a terra battendo la testa. Queste le primissime informazioni. I soccorsi sono prontamente giunti, un trauma gli ha fatto perdere i sensi, gli operai si sono precipitati in suo aiuto, è arrivato un elicottero di soccorso inviato da Bergamo, due ambulanze, medici e infermieri del servizio di emergenza che hanno appunto messo in atto le pratiche rianimatorie. L'elicottero poi si è diretto all'ospedale di Brescia e come detto il ferito è un autista, un camionista cinquantenne che sarebbe appunto scivolato dal cassone del tir battendo la testa. E sarebbe un uomo residente nella provincia di Pavia, stando alle prime informazioni, nella zona di Robbio. L'episodio, il grave infortunio sul lavoro, è accaduto, lo ripetiamo, questa mattina ad Osolo, in provincia di Mantova. Le immagini che vedete sono tratte dalla provincia di Casalmaggiore, oliopo.it. Qualora avessimo ulteriori informazioni, ovviamente ve li forniremo nel corso delle nostre finestre informative. E con la cronaca, invece, ci spostiamo a Pavia, travolse e uccise un quarantenne, ve lo ricorderete, lo scorso mese di marzo, in via Solferino, è stato catturato il pirata della strada. Le forze dell'ordine lo avevano nel mirino almeno dallo scorso 15 aprile, quando era stata diffusa la notizia della sua identificazione. 21 anni di origine egiziana, era ritenuto colpevole di aver investito e ucciso un quarantenne giusto un mese prima al quartiere Valloni di Pavia, in via Solferino. La vittima, Rocco Di Nicola, si trovava nei pressi della fermata dell'autobus quando fu travolto da un appunto di colore azzurro. Il guidatore, invece di fermarsi a prestare soccorso, accelerò dandosi alla fuga. La polizia locale aveva ricostruito i suoi spostamenti, ritrovando la vettura a Casarile. In pirata, secondo quanto era stato possibile appurare, da via Solferino era andato verso Vigalfo, quindi in direzione Barona. In seguito aveva cercato aiuto da un amico per farsi riparare la vettura acquistata solo poco prima da un connazionale. Le prime voci lo davano quindi in fuga verso il paese d'origine, l'Egitto. Negli scorsi giorni invece si trovava a Brugherio. Lì è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e quindi arrestato. Per lui erano state attivate le ricerche in tutta Italia. E mattinata conferenza stampa in procura a Pavia per spiegare i dettagli di questa importante operazione. Sì, è un fatto estremamente grave. Sono fatti che veramente sconvolgono l'opinione pubblica perché sono fatti che possono capitare in ogni momento a ognuno di noi, in un momento in cui poi si sta svolgendo una normale attività, o si sta passeggiando, o si sta andando a fare acquisti. Cioè nessuna situazione in cui qualcuno si esponga volontariamente a un rischio, a un pericolo. Anche una volta le forze dell'ordine hanno risposto in una maniera che sicuramente farà piacere a tutti i cittadini. Pavia è una città dove un certo tipo di delitti non deve restare impunito. Il soggetto è poco dopo i fatti è scappato in Egitto, è tornato nel suo paese di origine, dove è rimasto fino al maggio scorso. Quando siamo riusciti a verificare anche attraverso indagini di natura telematica e anche ovviamente cercando un contatto con il soggetto, anche solo esplorando il profilo Facebook del medesimo, si è capito a un certo punto che lo stesso va fatto rientro in Italia, sia pur senza dare alcuna notizia di ciò, e per cui le ricerche si sono intensificate fino a quando ieri i carabinieri di Brugherio hanno intercettato, direi casualmente, il soggetto, ma molto opportunamente hanno verificato l'esistenza di un decreto di fermo emesso da questa procura e quindi prontamente lo hanno eseguito portandolo poi nella casa circondariale di San Vittore a Milano. La cosa che ci tengo a sottolineare è l'apporto e la professionalità dei miei collaboratori
e di tutti i miei collaboratori sono stati diversi, che si sono impegnati in tutta questa fase di indagine. E poi ovviamente noi siamo stati seguiti in modo perfetto dalla Procura, e su questo vabbè, non posso far altro che ringraziare sia il procuratore il dottor Cioppa che il dottor Valli, il sostituto che ci ha seguiti. Allora, un'ultima ora di cronaca, una segnalazione che ci porta a Ferrera Erbognone. Ecco, queste sono le prime immagini che arrivano dalla zona. Un intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre sul posto nel pomeriggio di oggi nella zona di Ferrera Erbognone. Stando alle prime scarne informazioni in nostro possesso, si tratterebbe di un incendio in abitazione. Siamo nella zona della strada provinciale 193, quindi al confine tra Ferrera e San Nazaro, e appunto l'intervento di diverse squadre di vigili del fuoco per un incendio in abitazione. Questa è la segnalazione, queste le poche informazioni al momento in nostro possesso. Queste che vedete sono proprio le prime immagini che arrivano dal posto, da Ferrera Erbognone, dove appunto squadre di vigili del fuoco sono prontamente intervenute per domare le fiamme. Cambiamo argomento, la segnalazione di un presunto abuso edilizio ci porta a Voghera. 150 metri quadrati di cemento che non dovrebbero essere lì a pochi metri dal greto del torrente Staffora. È stata la polizia locale di Voghera a portare alla luce, è proprio il caso di dirlo perché la piattaforma in calcestruzzo era stata nascosta con della terra, questo presunto abuso edilizio. L'operazione è stata condotta dal reparto di polizia giudiziaria dei vigili di Voghera e dal corpo forestale dello Stato che, dopo le indagini, hanno provveduto a scoprire con una ruspa il grande basamento di cemento armato costruito nei pressi di un market in via Fante d'Italia. La polizia locale ha quindi individuato i responsabili della costruzione e segnalato l'accaduto agli uffici dell'urbanistica del comune e alla Procura della Repubblica. Se la situazione non sarà chiarita a breve, per i responsabili potrebbero essere guai seri. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi presso la chiesa parrocchiale di Redavalle i funerali di Maurizio Modena, ex vice sindaco di Santa Giulietta, scomparso nelle scorse ore a soli 63 anni dopo una lunga malattia. Per 5 anni, dal 2009 al 2014, è stato vice sindaco del comune di Santa Giulietta. Durante i 5 anni di mandato Modena si era speso molto per trovare, tra le altre cose, una soluzione al problema della ex Vinal. Anche ricoperto l'incarico di responsabile della sicurezza all'interno della ex Fibronit di Broni e per questo figurava tra gli imputati a processo in corso presso il Tribunale. Nonostante questo si è sempre impegnato per appurare la verità sulla vicenda ed è stato tra i firmatari della petizione di Avani che chiedeva di accertare la responsabilità delle istituzioni nella tragedia dell'amianto. I funerali oggi nella chiesa parrocchiale di Redavalle, state vedendo le prime immagini. Redavalle, dove appunto Modena risiedeva e aveva il suo studio da libero professionista, grande la commozione e il dolore della comunità di Redavalle e grande anche la partecipazione per attribuire l'ultimo saluto a Maurizio Modena, lo ripetiamo, ex vice sindaco di Santa Giulietta, morto a 63 anni dopo una lunga malattia. E adesso a Pavia, perché un intervento di manutenzione straordinaria al quartiere Colombarone è stato illustrato stamane da Aler. Un investimento da quasi 2 milioni di euro con 6 palazzini e 112 alloggi interessati dalla ristrutturazione. Aler dà il via ai lavori di manutenzione straordinaria nel quartiere Colombarone di Pavia, dove vivono circa 200 persone. Colombarone è del 59, sicuramente alcuni interventi sono stati fatti nel tempo, ma c'è bisogno di un intervento strutturale su tutto, sugli impianti, sui serramenti, sull'aspetto anche di coprire bene tutto il Colombarone, nella parte nord soprattutto, e ovviamente anche vedere con tecnologie nuove di creare la possibilità di mettere il fotovoltaico per l'acqua calda. Ecco. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo cappotto sul lato nord dei fabbricati, la sostituzione dei serramenti esterni e l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento. Gli edifici saranno inoltre dotati di un impianto fotovoltaico con pannelli solari per la produzione di acqua calda. I lavori dureranno 14 mesi e dovrebbero iniziare a metà luglio. Sì, tutto l'edificio e poi verrà isolato la facciata nord, sostituiti i serramenti, abbiamo proposto di farli in PVC che hanno delle prestazioni acustiche e termiche migliori.
e poi i giardini esterni, sarà previsto dell'arredo urbano e soprattutto sarà data attenzione alla convivenza con gli inquilini presenti. Noi abbiamo l'esperienza nelle manutenzioni e sappiamo che questo è il punto nodale, ma su questo staremo molto attenti. Per limitare al minimo i disagi per i residenti, soprattutto per quelli più anziani, Aler, in collaborazione con alcune realtà di volontariato e con la parrocchia di San Salvatore, ha avviato un centro diurno dove si potranno svolgere diverse attività, letture, canti, laboratori di cucina, ma anche incontri e dibattiti con specialisti su temi come alimentazione e salute. Nell'offerta tecnica andavano considerati anche questi aspetti, la sicurezza sicuramente e ridurre al minimo i disagi all'inquilino. È un intervento importantissimo perché stiamo parlando di 112 alloggi costruiti nel 1959, quindi necessitavano di manutenzione straordinaria e questo è un intervento che per la città di Pavia è sicuramente molto molto importante, ma non solo per la città di Pavia ma anche per le 112 famiglie che abitano all'interno di questi fabbricati. Rimaniamo a Pavia, arriva la nuova viabilità in via Milazzo e arrivano anche le prime sanzioni. 9 auto rimosse dal carrattrezzi, nonostante gli avvisi posizionati dal settore mobilità venerdì scorso. Non è un rapporto semplice nell'ultimo periodo, quello tra l'amministrazione comunale e gli automobilisti che frequentano via Milazzo, la strada di Borgobasso, al centro del progetto di senso unico che partirà in via sperimentale entro la fine del mese. Oltre alla revisione di viabilità e segnaletica, cambierà infatti anche la disposizione dei parcheggi. Lungo via Milazzo e via Trinchera verranno riservati posti per i residenti, mentre in fondo a Borgobasso si potrà posteggiare ancora liberamente. In mattinata però gli operai incaricati dal mezzabarba di tracciare le nuove strisce hanno dovuto fare i conti con le auto ferme in sosta, laddove invece il comune aveva posizionato i segnali di divieto, un intralcio al lavoro che ha reso necessario l'intervento del carrattrezzi e la rimozione di 9 auto. Completati i lavori, la nuova sosta regolamentata garantirà i parcheggi agli autorizzati dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, mentre negli altri orari la sosta sarà libera. Un giovane albanese residente a Tromello è stato identificato come responsabile di una violenta rapina avvenuta in un bar a Didorno nel 2010. L'albanese quel giorno si era presentato nel locale armato, minacciando e imbavagliando il titolare. A quel punto erano entrati in scena i complici. Il barista aveva visto in faccia il rapinatore e fornito una descrizione. Qualche tempo dopo l'albanese, frequentatore abituale di un altro bar di Didorno, si sarebbe vantato con qualcuno di quella rapina. La voce è giunta alle forze dell'ordine che, approfittando del fatto che il soggetto è stato denunciato anche nel frattempo per un altro reato, hanno avuto la possibilità di ricavare il DNA del giovane. Il responso del RIS di Parma ha stabilito la corrispondenza con le tracce che erano state recuperate in occasione della rapina ed è quindi scattato l'arresto operato dai carabinieri di Garlasco. Camera del lavoro rinnovata a Pavia, all'inaugurazione era presente anche la leader CGIL Susanna Camusso. Abbiamo deciso di chiamarla festa. È una festa oggi, non è un'altra cosa. È una festa difficile, perché è in un momento particolarmente difficile per tutte le persone, per chi lavora nelle aziende, per chi vive di pensione, per chi è in cerca di lavoro, con tanti giovani. Mettersi il vestito della festa, simbologicamente è sempre stato un riconoscimento forte di se stessi e di come guardi il mondo. Partiamo dall'inaugurazione che oggi facciamo della Camera del Lavoro di Pavia. Per la CGIL è sempre un grande risultato quando una sede si rinnova, diventa più aperta al territorio, al rapporto con le persone, diventa accogliente. Ancor più in una stagione come questa, dove le nostre sedi vedono migliaia di persone che ogni giorno vengono a chiedere un'informazione, una risposta, spesso una rassicurazione, perché al di là dell'ottimismo che viene manifestato, continuiamo ad attraversare una stagione di grandissima disoccupazione, di grandissima difficoltà e tante persone hanno bisogno di risposte. Quando io sento dire che il problema è che la CGIL ha troppe schede dei pensionati,
come dire, l'irritazione è profonda, non perché abbia ogni giorno bisogno di ricordare qual è la composizione della nostra organizzazione, ma perché non c'è rispetto per chi ha fatto la storia di questo paese nel dopoguerra. Siamo esattamente l'antitesi di un mondo in cui invece si pensa che tutto è solo individualizzato, che solo i singoli possono diventare forti, e ovviamente se pensi che sia solo il singolo che diventa forte, stai pensando a quanti deboli schiacci in quell'occasione. Anche oggi parleremo della necessità che non si facciano colpi di mano sulla riforma della scuola, si assumano da un lato i precari ma si pensi davvero a una buona scuola, perché alla nuova generazione dobbiamo dargli il messaggio che loro saranno più forti per affrontare un mondo che cambia in continuazione. C'è una cosa che in queste ore ci fa, come dire, dire anche cose un po' secche, è perché stiamo assistendo, basta guardare le prime pagine dei giornali di ieri e di oggi, al fatto che si usa la stabilizzazione di 100.000 lavoratori come una clava per rompere il mondo della scuola, non perché si abbia, come dire, interesse a quello straordinario bene essenziale collettivo che è l'istruzione e la stabilizzazione, ma bisogna rompere quel fronte che unitariamente ha proposto, unitariamente, vastamente ha proposto un'idea di scuola che fosse appunto il futuro dei ragazzi e delle ragazze e non l'affermazione di modelli di leadership. Molte delle nostre camere del lavoro, anche questa camera del lavoro, erano case del fascio, erano le sedi dei sindacati corporativi voluti dal fascismo. Io considero un grandissimo risultato alla libertà di questo paese che quelle case siano invece diventate le sedi delle camere del lavoro e le sedi dei sindacati. Un curioso episodio è accaduto questo pomeriggio a Vigevano, attorno alle 16 nella zona della stazione Piazza 4 Novembre, allertati un'ambulanza, un'automedica con la massima urgenza, un cittadino anziano non avrebbe dato segnali di risposta mentre si trovava a bordo di un autobus e quindi insomma si temeva per la sua salute. Sul posto appunto i medici del 118, allarme che sarebbe però rientrato, l'anziano si sarebbe infatti semplicemente addormentato e quindi fortunatamente era un falso allarme. È accaduto, lo ripetiamo, attorno alle 16, stando alle nostre prime informazioni, a Vigevano, nella zona della stazione. Proseguono gli esami di maturità anche per gli studenti pavesi. Sentite quello che è accaduto durante la terza prova di questa mattina in un istituto a Pavia. Una terza prova col brivido al liceo Cairoli di Pavia, con quasi 400 ragazzi, già abbastanza sotto pressione, che hanno rischiato seriamente di vedersi annullare il test. Il tutto perché attorno alle 9 l'istituto si è trovato senza corrente elettrica. Un bel problema, visto che le prove contenute nei plichi sigillati inviati dal Ministero andavano fotocopiate per poi venire distribuite agli studenti. Niente elettricità neanche nelle aule e in segreteria, dove i PC sono rimasti spenti per quasi 2 ore. Una professoressa è addirittura rimasta chiusa in ascensore, minuti interminabili con il preside Francesco Rubiconto, che ha provato più volte a segnalare il guasto all'Enel, senza però che il problema venisse risolto in tempi rapidi. A metà mattina il preside ha addirittura chiamato la polizia per far scortare i professori in copisteria e fare le copie del test. Una precauzione fortunatamente non necessaria, visto che poco dopo, attorno alle 11, la corrente è tornata, permettendo ai ragazzi di fare la prova con un paio d'ore di ritardo e anche di tornare a casa con una storia da raccontare. Rimaniamo a Pavia con le prossime immagini. Un incidente è accaduto nel fine settimana. Prima avrebbe sfiorato un albero, poi ne avrebbe abbattuto un altro e alla fine la sua auto si sarebbe capottata in un fossato ai bordi della tangenziale nord di Pavia. Una pensionata è rimasta ferita ed è stata trasportata con un'ambulanza pronto soccorso del San Matteo. Siamo sul tratto di tangenziale nord che scorre nei pressi di Torre del Gallo. La donna avrebbe riportato diverse ferite e contusioni e la sua auto appunto sarebbe uscita di strada e abbattendo un albero poi sarebbe capottata. È accaduto nel pomeriggio di ieri in questa zona di Pavia. Cambiamo decisamente argomento, un convegno evento studenti con disabilità sensoriale è stato presentato stamani in città Pavia. Abbiamo organizzato questo convegno che sarà il 30 alle ore 9 l'annunciata, come province italiane, si tiene qua a Pavia. Noi abbiamo voluto parlare dei disabili neurosensoriali perché seppur numericamente in Lombardia parliamo di 1700 utenze, in provincia di Pavia di circa 32 utenze, però è un tema particolarmente sensibile. La provincia da sempre hanno provveduto all'assistenza, al diritto allo studio di questi ragazzi,
supportando le famiglie, supportando i ragazzi stessi, e il riordino normativo e soprattutto i contributi forzosi allo Stato che noi facciamo sui nostri bilanci e non sta mettendo in dubbio questo tipo di servizio. Questo lo ritengo molto grave. Come province non riusciamo in questo momento ancora a chiudere i bilanci per il 2015, ciò significa che dovremo programmare l'anno scolastico nuovo, questo non è ancora stato fatto, insomma, e quindi stiamo facendo questo convegno come sensibilizzazione agli altri enti, al governo, alla regione, ai comuni, per poter eventualmente insieme affrontare questo argomento e non lasciare da sole queste famiglie che hanno già una fragilità e non penso debbano ulteriormente subire continuamente anche i tagli sulle spese pubbliche. Durante un controllo a Broni, i carabinieri hanno fermato e perquisito due automobilisti constatando una situazione allarmante. Sull'auto di un romeno 25enne hanno trovato due coltelli, su quelle di un 64enne italiano coltelli e persino una mazza chiodata. Entrambi sono stati denunciati alla procura per detenzione di armi bianche, oggetti contundenti. Le armi sono state sottoposte a sequestro. Andiamo a Mortara per celebrare i 100 anni della Croce Rossa, un grande concerto evento con la Corale Laurenziana. Riaperto per un'intera giornata ed è stato un grande successo di pubblico la visita all'ex Arsenale a Pavia. Un successo oltre le aspettative, nonostante il sole caldo e il cielo terso, quasi 3.000 pavesi hanno sfidato il primo giorno d'estate, preferendo la visita all'Arsenale alla classica domenica in piscina. L'apertura ai cittadini dell'ex stabilimento militare di Via Riviera, voluta dal Comune con l'aiuto dell'Arsenale Creativo, sarà così replicata anche nel mese di settembre, una o due giorni per mettere in vetrina i vasti spazi abbandonati ormai da alcuni anni e attirare potenziali investitori. Il progetto di recupero, ha intanto precisato il sindaco De Paoli, procederà necessariamente per singoli step. Le idee possono essere tante, naturalmente vanno misurate sul campo della fattibilità economica, che è un presupposto basilare. Io personalmente credo questo, l'area è molto grande, quindi pensare che possa partire tutta insieme non è realistico. Io credo questo, nella parte nuova, quella che verosimilmente non sarà vincolata, io cercherò di fare il possibile perché alcune aziende vadano a insediarsi al più presto lì. Se cominciano a insediarsi aziende arriveranno anche attività di ristorazione,
potrebbe esserci un albergo proprio sulle rive del Ticino. Quelli che oggi sono scheletri abbandonati o vecchi magazzini impolverati dovranno tornare a vivere anche grazie al contributo dei cittadini che hanno potuto toccare con mano le potenzialità dell'area. Ma accanto alle idee serviranno le risorse economiche, possibili investitori da ricercare con un manifesto pubblico. Adesso faremo assieme alla proprietà, che è il Demanio, una sorta di manifesto pubblico dove saranno interessati tutti gli enti che hanno possibilità economica all'interno di un quadro di attività produttive innovative, e quindi sarà un manifesto dove noi faremo vedere com'è questo luogo e cercheremo di trovare degli operatori che potranno investire dentro la città. Un progetto di recupero che procede quindi su due binari, uno tecnico con tutti i passaggi burocratici ed uno parallelo che prevede il coinvolgimento dei cittadini e la loro educazione alla tutela del patrimonio storico-culturale della città. Una mission fatta propria dal FAI, che ha partecipato attivamente all'Open Day dell'Arsenale. Già dalla mattina prestissimo l'apertura delle 10:30 è stata anticipata perché c'era già la coda. Un evento incredibile, bellissimo, e l'importante è dare, far sì che i cittadini abbiano consapevolezza di quello che possiedono. Lo vuoi condividere? Lo vuoi condividere? E chiudiamo, lo sapete, con le tradizioni del nostro territorio. Nozze di Teodolinda, grande festa longobarda a Lomello. Missione completa al volere della regina e del re. Popolo longobardo ed è segno di obbedienza e devozione.
Duca di Lupo. Oggi ti onoro attraverso il popolo che mi chiama regina. A te, con loro, prometto ubbidienza. La mia spada difenderà le vostre terre. La mia fama, la mia forza farà crescere la fama della regina dei Longobardi. Il popolo che oggi ha dato segno di sottomissione non dovrà temere l'ira della mia giustizia. A te, mia regina, offro protezione per sempre. Tra 2 minuti arrivano le previsioni del tempo.